Trade Republic è realmente il miglior broker in circolazione? Scopriamo insieme com'è nata Trade Republic, l'azienda, che cosa fa e come si è posizionata in questo modo così dirompente nella scena della finanza online. Buongiorno a tutti amici, come sempre vi do il benvenuto sul mio canale Online Manager. Prima di iniziare lasciate un bel like al video e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, in descrizione vi lascio il link al canale Telegram. Quindi, che cos'è Trade Republic? Trade Republic è un broker di origine tedesca ideato nel 2015 da un gruppo di imprenditori attivi nell'ambito della fintech e dell'investment banking. Grazie al suo innovativo modello a basso costo, ha suscitato un'ampia adesione da parte degli utenti e ha ricevuto finanziamenti da importanti società di venture capital a livello globale. Nel corso del 2021 ha inaugurato una fase di espansione internazionale nell'Europa e consolidando la sua presenza anche sul territorio italiano. La piattaforma di Trade Republic si distingue soprattutto per l'offerta di azioni ed ETF e in tempi recenti ha ampliato il suo ambito di operatività, includendo anche le criptovalute. Dal 2023 il broker ha superato la significativa soglia di 1 milione di clienti e ha esteso la sua presenza a ben 23 paesi europei. Ma com'è nata Trade Republic? Chi sono i fondatori? Christian Hecker, Thomas Pinschke, Marco Cancellieri. Ebbene sì, anche un italiano. Loro hanno condiviso il percorso fin dal momento della fondazione di Trade Republic. La loro storia ha radici nel lontano 2011, quando Christian e Thomas si sono conosciuti durante il ritorno da un seminario universitario a Monaco. Anche nel 2015 i due sono rimasti in contatto. Christian aveva un'esperienza nell'investment banking, mentre Thomas lavorava in una società fintech. Insieme discutevano di vari argomenti, compresi i loro investimenti. Durante queste conversazioni, Christian e Thomas hanno notato che i costi elevati per i clienti erano principalmente dovuti alla mancanza di automazione e alla dovuta mancanza di sviluppo tecnologico da parte di banche e di broker. Inoltre il processo di trading in sé era arretrato e complicato rispetto alle esigenze moderne. Poco tempo dopo, Thomas ha incontrato Marco durante un hackathon. Un hackathon, per chi non lo sa, è un evento al quale partecipano a vario titolo esperti di diversi settori dell'informatica. E il giorno successivo a questo evento, Marco ha iniziato a sviluppare il prototipo di un'app per l'intermediazione finanziaria e questo ha segnato l'inizio del loro viaggio imprenditoriale. Nel 2015 Christian, Thomas e Marco hanno deciso di costruire la piattaforma di investimento del futuro. Nel 2017 hanno presentato l'innovativo modello di business Assino AG, che è diventato un investitore di Trade Republic. Nel gennaio 2019 l'app è stata lanciata in Germania e nel luglio dello stesso anno l'offerta di trading è stata ampliata per includere anche i derivati. Oggi questa fintech si rivolge non solo agli investitori, ma anche ai risparmiatori, posizionandosi come pioniere dell'investimento tramite smartphone in Europa, con l'impegno di fornire servizi senza costi nascosti, mentre espande la sua offerta in nuovi mercati. Trade Republic offre una vasta gamma di opportunità di investimento, consentendo di negoziare più di 7.500 azioni, provenienti da 30 diversi mercati, tra cui naturalmente le principali borse globali. Inoltre potete diversificare il vostro portafoglio con ETF, derivati, criptovalute e piani di accumulo programmati, ovvero i PAC. L'ultima iniziativa di Trade Republic per il 2023 è un conto deposito redditizio che offre un tasso di interesse del 2%, fino ad un massimo di 50.000 sterline, con pagamenti mensili di interesse. Ma vi starete chiedendo ora, sì, ma è affidabile? È sicuro? Non è sicuro? Partiamo da dire che Trade Republic è un broker con sede in Germania e gode della supervisione da parte della Banca Federale Tedesca e della BaFin. Questo significa che è sottoposto a tutta la regolamentazione del caso e opera in modo trasparente. Tutti i fondi depositati nell'account di compensazione sono legalmente garantiti fino a un massimo di 100.000 euro ad investitore. Questi fondi sono detenuti in un conto fiduciario collettivo presso Solaris Bank AG Berlin. Detto ciò amici, abbiamo visto che cos'è Trade Republic, come è nata, chi c'è dietro, la sua storia, che cosa fa, che tipo di broker è. Se siete interessati ragazzi a vedere Trade Republic o aprirvi un conto, vi lascio il mio link di affiliazione qui sotto. Detto ciò non resta altro che andare a vedere come si presenta la piattaforma super moderna di Trade Republic e lo andremo a fare tramite applicazione Android. Ed eccoci amici, siamo all'interno dell'applicazione per Android. Ora, diciamo che l'applicazione ha subito vari aggiornamenti, all'inizio non era così, ora è ancora più minimal, per ritornando in tema al discorso che abbiamo fatto all'inizio del video. Minimal, molto minimal, anche per chi è un investitore, quindi va ad usare diciamo questi servizi, questa applicazione, ragazzi possiamo ben capire che è veramente efficiente nell'immediato, perché meno cose ci sono e meglio è. Comunque andiamo a vedere
tutto quello che ci va ad offrire questa piattaforma. Vedete ragazzi, qui abbiamo naturalmente la scheda dei nostri investimenti, quindi abbiamo, se abbiamo delle posizioni aperte e quant'altro, e abbiamo il nostro saldo totale, ok? Naturalmente abbiamo anche un programma referral che offre TradingPublic, quindi invita e ricevi 10 euro, invita i tuoi amici e guadagni un'azione del valore di 10 euro. Andiamo a vedere un attimo come funziona. Condividi il link di invito, invita amici e parenti a creare un conto di TradingPublic. I tuoi amici iniziano a investire, una volta creato un account devono fare un versamento ed effettuare i primi 5 investimenti. Ottieni il tuo premio del valore di 10 euro, una volta ottenuto il loro bonus anche tu guadagnerai le azioni, ok? Quindi devono fare un versamento ed effettuare i primi 5 investimenti. Naturalmente devono aprire 5 posizioni come minimo. Quindi detto ciò, vista un attimo la promozione, ritorniamo a noi. E abbiamo qui sotto la sezione preferiti, che io ne avevo messo tempo fa 4, diciamo, in preferiti. La Apple, Microsoft, Netflix e Tesla, eccetera, eccetera, eccetera. Ma andiamo qui sotto, abbiamo questi pulsantini qui che sono investi e versa, ok? Se noi clicchiamo su investi, andiamo, ecco qui, sulla sezione investire. Abbiamo di tendenza in Italia, quelle che hanno performato di più, quelle che hanno performato di meno, diciamo, ecco qui. Poi abbiamo riguardo i settori, decarbonizzazione, acqua globale, sicurezza informatica, mobilità, semiconduttori, cripto e blockchain, sostenibilità e cambiamento climatico, i 20 principali piani di risparmio, big tech, leadership femminile, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo la sezione, il reparto azioni, eccole qui. Vedete, se noi clicchiamo abbiamo disponibili tutte queste azioni qui, ne sono veramente tanti. Andando a fare una ricerca più approfondita, basta cliccare su filtro e abbiamo gli attributi, quindi possiamo fare una ricerca riguardo i settori, i paesi, eccetera, eccetera, eccetera. Possiamo applicare e fare la nostra ricerca. Comunque qui abbiamo tutta la sezione azioni. Ritornando sempre indietro, abbiamo gli ETF, stessa cosa, tutta la sezione con gli ETF disponibili. Poi abbiamo la sezione derivati, anche qui tutti i derivati disponibili. Ragazzi, veramente abbiamo moltissimi, moltissimi asset, tra cui hanno implementato, diciamo, quasi un annetto o 10, 7, 8 mesi, ora non ricordo bene, anche la sezione cripto. Andiamo a vedere che cosa implementa. Abbiamo il Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Solana, Cardano, e Polygon, Stellar, Bitcoin Cash, Aragon, Polkadot, ne hanno implementate altri. Io mi ricordo appena avevo implementato questa sezione qui c'erano solo 3-4 crypto, Bitcoin, Ethereum, ora non ricordo quale, comunque ce n'erano veramente poche. Ora hanno implementato anche con altre criptovalute, diciamo quelle che loro ritengono più importanti nel settore, e abbiamo anche una sezione crypto. Quindi magari, ecco qui, scegliendo il Bitcoin come per le azioni possiamo andare a comprare posizioni, poi dopo a rivenderle, oppure possiamo fare dei piani d'accumulo. Ecco, vedete, qui abbiamo hanno bisogno di alcune informazioni in merito alla tua fonte di rendita, naturalmente, se vogliamo fare dei piani. Stessa cosa sulle azioni, per esempio prendiamo azioni Amazon. Vedete, qui abbiamo il grafico, molto semplice anche per chi fa trading, diciamo, fuori casa, ok? In viaggio, insomma, dove vogliamo. Poi abbiamo questa sezione qui, diciamo molto semplice riguardo Amazon. Ecco, per le azioni oggi sto registrando i video di domenica, quindi non si può aderire. Ritornando comunque sia alle cripto, per esempio prendiamo Ethereum, tanto funziona allo stesso modo, possiamo andare a comprare e fare dei piani di accumulo, ok? Stessa cosa per le azioni, ragazzi, soltanto che oggi il mercato è chiuso. Qui anche sulle azioni, ecco, possiamo andare ad accumulare, eccetera. Quindi possiamo andare a fare un trading. Ecco qui, vedete, abbiamo tutto su questa sezione, per esempio sulla Microsoft. Abbiamo il giudizio di cosa dicono i 53 analisti. Abbiamo i dividendi, eventi, i derivati, eccetera, eccetera. Abbiamo tutto in modo molto minimal, ragazzi, come dicevamo prima. Quindi detto ciò, amici, siamo arrivati alla fine di questo video. E tu stai usando già TradingPublic? Sicuramente, se vedrai questo video, la maggior parte delle persone che vedranno questo video già conoscono questo broker, che ha fatto una pubblicità pazzesca, naturalmente un marketing assurdo appena uscito, quindi difficilmente magari c'è qualcuno che non lo conosce, ma forse la sua storia in molti non la sapevano, e oggi ve l'ho spiegata in questo video. Detto ciò, noi ci salutiamo qui, ragazzi, un bel like al video e iscrivetevi, mi raccomando. Ciao a tutti.